Una partita facile questa. Facile no, ce la possiamo fare però. Ah no, di nuovo. Ah, giusto che avevano di nuovo aumentato Tidebringer il danno. Ormai uomo scindero. Bello questa persona. Step lively now, your admiral is on board. Don't worry, lads, this one's in the bag. Sai cosa ti dico? Uno degli oggetti da critico che mi farà anche il Dedalo, sarà la spina insanguinata. Of course. Mi serve un silenzio anche a me. Non mi basta sapere che c'è Quel tuo silenzio. psichiatra gen è buono, così come il 25 strength del nuovo talent tree. Cosa hai detto, scusa? Del nuovo talent tree, i 10 di regen e i 25 di strength sono grossissimi. Allora, il 25 di forza è obbligatorio perché l'altro talento non te ne fai veramente nulla. Guarda, io direi anche il 10 di regen, perché Il 10 di 120 regen, health e torre 10 di sono regen pochissimi. è possibile. Io molte partite che ho fatto ho preso quelli, infatti. Però dipende poi da come mi sento sul momento. L'ultimo è necessariamente il Tidebringer Cleave, perché la Ghost Ship Fleet Vabbè, è sì. provata, non è No, la tutto Ghost questo Ship Fleet granché. funge solo contro gli idioti. Sì, perché scusa, rimanere Nessuno si fermo là fa. proprio è. Nessuno si fa pregare troppe volte. Grazie per le cariche della bacchetta, sfigate. Roxy's ahead, crew. Strap me to the mizzen when I give the word. Full sail ahead. Comunque è molto simpatico il fatto che l'uomo ghiaccio counteri l'uomo acqua un pochino. Non un pochino, completamente. Praticamente gli disattiva l'unica cosa che lui può fare. Vabbè, non è proprio l'unica, però comunque sì. Diciamo che lo può anche shottare con estremissima tranquillità, eh. Allora, io sapevo che in questa lane ci saresti stato tu, proprio nero sicuro. Ecco, c'è un vantaggio che i personaggi melee hanno sui personaggi ranged in lane, che è il fatto che posso deinare o... Cosa cazzo è successo? What? Mi sa che quello lì avrà esteso troppo di quello che non doveva. Forse è perché erano in tre lì. Molto probabile. Allora, tu hai le spine, ma io ho la bacchetta, il regen e dispersion. Cosa pensi di fare? La bacchetta è la cosa più spaventosa. Sì. Ecco, sai una cosa che mi piace molto di Puck? Forse. Che siccome la mossa per schivare le cose non gli costa nulla, incoraggia i giocatori a sperimentare con essa. Incoraggia i giocatori a schivare il più possibile con essa. Secondo me è una buona cosa. Come game design. E poi gli è bilanciato o no, non mi è dato sapere. Lo è quanto basta. Vado a prendere la runa arcana così faccio Tidebringer ogni secondo. YOLO. Of course.
Meno male che ho preso Hitsmark al punto. Mi sono salvato perché ho distratto Slardar usandolo. Che beh, effettivamente anche se avessi preso Torrent mi sarei potuto salvare usando Torrent. Slardar sta venendo top. Going top. Così lo sapete anche voi. Ricordatelo, Let's. Slardar sta venendo top. Ok? Infatti, eccolo lì. Io me ne sto fregando di te, Pac. Io voglio Last Hit. Sotto il botte in me. Mi ha dato due cariche di bacchetta che ho già subito usato. Of course. Set my jib. So you say. Fair enough. Coin for me. Infatti. Full sail ahead. Eccolo qua, Slardar. È possibile che la runa sia bot, però. As you wish. No. Ok. Quindi prendo il mio tempo, farmo quello che devo farmare, faccio quello che devo fare. Slardar ha di nuovo fallito nel gankare qui, quindi se ci riprova a top è per quello. Vi avviso. Se vedete Bristol che esagerare, può darsi che sia perché c'è... Non sta già esagerando per fatti suoi. E alla Slardar può darsi sia ancora qui. Io sto facendo un po' di attenzione proprio per quello, paura che inculi Slardar a sorpresa. No, Slardar è bot e sta per inculare il povero Silencer. Sì, totalmente inculato. Kenzie è affretto il fatto che tu stia pullando, ma io con Bristol uno contro uno non lo posso tenere in nessun modo. Vorrei che capissi che se non sei qui a proteggermi, io non lo tengo. E non farmo, e se io non farmo è come se tutto ciò che tu stai facendo non valesse niente. Fair enough. I... Cast away. Merda. Che lui è un solo. Questo vuol dire che automaticamente prende più livelli. Ho sbagliato io. Avrei dovuto giocarmela meglio con la Q. Pensavo bastassero gli schiaffi a prenderla. So you say. New course. I change tax. Invisibility. By your compass. Fair enough. Lui si è quasi completato la Vanguard, sta farmando più di me perché io non posso fare niente uno contro di lui e insieme non l'ha capito. I change tax. Fair enough. Act of the day. Set my jib.
by your compass. Non vedo più Pac. Attenti, non vedo più Pac. Se tieniti sul lato sinistro della lane, così gli viene più difficile usare l'orb per cagare il cazzo. A new no. Cazzo, ma portarli verso di me almeno. As you wish. So you say. Ramming speed. Full sail ahead. E io era per farlo cagare in mano, raga, non era neanche per ucciderlo. Your middle tower be under fire. Che mi... Of course. È che io i missing li do gratis, si vede. As you wish. By your compass. Of course. Yes, X marks the spot. Set my jib. Tu chi sei andato? Ah, buono. Cambia lane. No, dico Suki. È morto. Vabbè, non si poteva evitare. Fair enough. Your top tower. Avessi avuto un TP sarebbe morto anche Bristleback, ma non ce l'ho. C'è un motivo per cui non ce l'hai. L'avevo usato prima, quello che avevo. Ah. E non sono andato a comprarne altri, ho usato la courier. Ne sono preso uno però, non ricapi... Io muoio qua. I change tacks. Your top tower be under attack. Keel haul the lot of them. Look out! It's not your right. Top tower be under attack. Yo ho ho! E tu mi succhi il cazzo, perché c'è solo un capitano. E quello sono io. Your middle tower be taking fire. Questa gente che non porta rispetto alle torri non la capirò mai. Sandra si è fissato che vuole gankare me, non ho capito perché. Ci sono così tante lane dove può andare a gratis senza problemi e decide di gankare me. L'unico che può letteralmente sputarli in gola. Bristol all'avanguardia. Male. In questo momento la mia lane è letteralmente infattibile per me. Male. Può divare sotto torre quando vuole, io non posso dirgli proprio che niente. Il problema è che anch'io come personaggio non sono molto... Quando mi faccio la lama argentea magari. Appena ho la lama argentea lo facciamo piangere. Perché è un personaggio normale senza la lama argentea. Se ne fotte cazzo delle torri adesso. Niente, è successa la stessa cosa della scorsa partita, se ne sono fottuti il cazzo della... Vabbè, stavolta però nessuno ha fidato. Vabbè no, Bristleback non è il loro carry. È molto difficile da uccidere, però ci vuole troppo perché uccida qualcuno. Diventerà il carry, lei. Diventerà il carry. E non, perché non abbiamo niente che lo può uccidere. Dopo l'avremo però. Silencer se diventa grosso, ma solo quello. No, anch'io. La lama argente a spegne è l'unica cosa decente di Bristleback che è la passiva. Tanto stiamo arrivando a quella fase dove bisogna girare in tanti. Gireremo in tanti e si troverà un modo tranquillo di ucciderlo. Anche perché Slardar non è così brillante come crede di essere. Set my jib. Your middle tower. Fire. Slardar dietro di me. Bravi. Siete cascati nel mio trappolone. Merda. Speravo di avere aiuto giù, ma non è successo. Bravo, stai di faccia verso di me.
Beh, se l'avevo detto, si credono troppo grossi. Sì. Quello sì, non l'hanno capito. Non sono loro i capitani qua. Perché qualcuno non è stato disturbato, mid. Qualcuno ha la mid e qualcuno sta farmando molto velocemente adesso. Anch'io. Ma per un oggetto diverso, come ben sai. No, io adesso mi faccio diretto alla lama argentea. Bristleback, come hai visto adesso che l'ho preso da davanti, non è nulla senza quella passiva. È una caccola, è uno schifo. È un pezzentone. Uno. Ma quello non devi neanche provarlo. E non potevo non hai item. Zio, usa il fatto che lui non può passare attraverso le cose, tu sì. Nasconditi dove ci sono gli alberi. Non scappa. Cosa vuol dire non ce l'hai ancora? In lane sarei. Non avrei nemmeno farmato. Non mi stai dicendo che non hai un punto nella Q? Non va bene sta cosa. Tipo adesso lo potevi rallentare se avevi un punto nella Q. Vabbè, ha regenerato troppa vita. Non gli posso più dire nulla. Cioè, tu il mana ce l'hai per cosa? Se non hai un punto nella Q. Tipo adesso ti saresti potuto liberare tranquillo con un punto nella Q. E ho sprecato una ulti. Perché dov'è il team in tutto questo? Eravamo qua, Let's, però non ci potevamo far molto. As you wish. Your bottom tower is under attack. Dire structures in my territory. I'm not ready. Your bottom tower is being sacked. Niente, devo farmare. Ma in giro non posso andare. Your bottom tower is being sacked. Io devo andare a bozza, non sto prendendo la torre. Set my gear. I'll drag your PD head along. Not yet. I change tacks. It's not time yet. By your compass. I'm not ready. Mio TP ce l'ha in cooldown, ragazzi. Forse era meglio lasciarmi la bot. No, non, voi non dovevate fightare, lì è diverso. Gli avremmo lasciato la top. E là che differenza c'era? Che questa è una T2. Questa è una lane però. Sarebbero state due. Ha già il blink? No, non ha già il blink. Ma comunque. Full
sail ahead. Your top tower be under attack. As you wish. I do not reveal. Your top tower. Lasciali avanzare un po', tanto non puoi far nulla lì. Vai il bot per farmare, tanto non hai molto per le team fight adesso. Però sei un buon bait, questo te lo devo concedere. Ti devo concedere che sei un buon bait. Buono. Vedi, non importa quanto si crede invincibile Bristol, che non lo è. E si sta diventando troppo cocky. Per cercare di prendere me, è naturale che le cose forse non vadano nessuno. Quell'uomo ha soltanto la perseveranza. Fai attenzione a non farti uccidere. Non cercare neanche tu di ucciderlo perché arriva il team se ci fai. Lo so, è quello che sto facendo. Tenermene. Oh, ecco Slardar, c'è già Slardar, vattene. Lo so, è quello che sto cercando di fare in qualche modo. Vabbè, ti usiamo come bait, ho capito. Tutti ti vogliono morto. E noi useremo questo a nostro vantaggio. Ma ce l'hanno proprio con me, eh? E sei il nostro carry. Perché allora, la questione è questa. Anche io sono il vostro carry. C'è solo un problema. A me non mi prendono. Perché sto cercando di essere il più sneaky possibile con quello che faccio. Non mi metto mai in situazioni brutte. E soprattutto non farmo stando fermo, sto andando io a prendere loro. Poi Ace è arrivata a quella parte della partita dove è pericoloso, onestamente. E qua ho fatto una cazzata io. Però forse Ancente? Ok. Meglio di niente. No, qua ho sbagliato io comunque. No, io. Comunque, come mai stavi fightando tu? Stavo tentando di prendere... Hai una mida. Hai la mida e basta, non ce la puoi fare. Devi farmare e basta. Vai, vai, vai! No. Ah, non ce l'avevo la ulti, vabbè. Non è colpa sua, allora. E invece l'ha preso. Come cazzo... Scommetto che è andato full agility. Four boys. No. Bravi, 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 bravi. Aids fra poco di nuovo la ulti. Che non è stato il... Cosa? Puck non è stato proprio l'uomo più sveglio del mondo, diciamo. No. Uso questa per farmare, visto che ho il Tidebringer ogni 2.8, così. Attendo che sta incominciando a diventare pericolosa, già la link. Mi
No, Puck! Ok, questo Puck ha qualche problema. O ha qualche problema oppure si è dimenticato che cosa fanno le nostre mosse. Perché onestamente si fa per gli... Sì, è Puck, è un escape fantastico. E si fa sempre prendere, non capisco. Diciamo che l'avete più o meno rimbloccato in una maniera abbastanza brutta, eh. Zio, le pigli e basta se ti metti contro di me la mia crew. Zio, non c'è nulla da fare. Non si infama la crew. C'è solo un capitano, ragazzi. Non gioco più. Dove vai? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Prima infami la crew e poi ti aspetti che io non faccia nulla. Cazzo scrivete in russo, zio. Cazzo scrivete in russo, non vi meritate nulla. Non vi meritate nulla. Sostiene che qui deve andare a e quindi dobbiamo pushare. Ma scusa, è un nemico? Sì. E ci sta invitando a vincere e basta? Sì. Secondo me è una trappola. I russi sono furbi. Guerra fredda e stanzata del genere. Comunque zio, te l'avevo detto, non c'era da preoccuparsi. Si sono dimenticati del capitano. Adesso li piscio in gola. Quel Blink Hates però era bruttino, eh. Io non ho po' di dire che ci perdi ancora per 46 secondi. Io ho ucciso qualcuno senza farla apposta. Qualcuno che si è trovato per sbaglio nel raggio della cosa sbagliata, immagino, vero? Classico, è morto ma non ho idea del perché sia successo. Ho appena fatto una cosa bellissima, Lez. Ho preso un tizio alla cieca col torrent mentre era invisibile. E non l'ho... io ho la lama argentea, figlio di puttana. Ehi, li vuoi schiaffi? Lo sai che li senti? Merda. No, la lama argentea sta per finire. Beh, io gli faccio danni pure, sai quanto mi prende. A me preoccupa però sta cosa. Ok, meno male che se n'è andato. Si è cagato perché visto che eravamo in troppi. Perhaps. Quella è il capitano, no? Comunque sì, è vera Morphling, si vede che ha switchato ad agilità prima. Morphling, ok, Morphling non conosce il ratio a cui va tenuta la vita con Morphling. La strada è che incominci con 700-800, poi ti sposti a 1000, poi ti sposti a 1200. Lui è ancora a 900 di vita. O perlomeno questo è come lo gioco io Morphling. Poi vabbè, ognuno lo gioca come cazzo vuole, però non puoi rimanere a 900 di vita a questo punto della partita. Sì, se non sei abbastanza veloce finisci per essere shotato malamente. Aspetta, provo a salvare... no. Your blood across the deck.
I change tactics. Collision core. Ha spento la passiva a quest'uomo. Però devo andare ad aiutare Ace. No. I'm not ready. Full sail ahead. Your bottom tower is not time yet. Not yet. Here's a yardarm for you. Ah, no, non si riusciva a togliere la mossa di silencer di dosso perché è Brislebeck. Ragazzi, io la passiva gliela posso attivare, se qualcuno viene... Non c'è nessuno proprio dentro il raggio di niente qua, qui. Forse dovrei cercare di... Vabbè, me ne vado. Non ce la faccio. Ho tentato di raggiungere correndo, ma siccome sono niente. È che pensavo, l'ho tenuto fermo 17 secondi lì. Ti giuro, bastava un'altra persona e sarebbe morto. Lo so. E hai iniziato un paio di torrent. Per sfiga proprio, per centesimi di secondo. No, se li ha visti. Se guardi la mano di Kunkka, lo vedi che lo sta castando. No, tipo quello dopo la X, hai tirato la X e poi non... No, quello non ci stavo neanche provando a usarla al momento giusto perché lo vedevo che era lì in giro. Perché lo potevo castare io manualmente anche. È che ha il tarrasco, capito? Se non lo si continua a picchiare, lui se ne va un attimo e torna full vita. Posso darti due consiglioni? Mm-hmm. A parte le scarpe, vabbè, però fatti anche una diffusa. Sì, la sto giusto facendo. I'll avenge myself. The pole. Invece se la partita fosse stata diversa mi sarei dovuto fare una Blink Dagger. I'm not ready. Ha 740 di vita Bemorphin, vuoi vedere un cadavere? Come? Perché le ha fatto così pochi danni? Cosa? Che diamine è appena successo qui? Ma... No, aspetta, sono confuso. Lei aveva 700 di vita. Cosa sta succedendo alla top? Non vedo bene. Ah, ecco. Importante. È successo che io passo attraverso le cose e lui no. Vedi che conviene. Lo freghi molto facilmente. Quindi. Basta che ti tieni sempre vicino ai muri. E lanci un acqua. E ti guarda e basta. As you wish. Vabbè, questo morphing è stupido. Perché rimane a 700 di vita? Non lo capisco. It's not time yet. Se vuoi te li indebolisco e li finisci tu. Ok. Ah, però questo mi serve. Che se non la mira mi va in cooldown. Aspetta. Silenzio nei guai, no? As you wish. Ok, subisce danni pieni. Io sono vendicato insieme alla crew. Attento Lex, vogliono farci un'imboscata. C'è Puck e Slardar nascosto.
stiamo cauti e tranquilli e buoni. Fair enough. A new course. Full sail ahead. The enemy's bottom tower has fallen. Ah, ma aveva la link. Vedi che sono scemo. I go. Quell'uomo è già morto. Scusa Les, ma avevo la mida. È ok. Che avevo bisogno di soldi. Non preoccuparti, si felice. È sempre un piacere comunque giocare il capitano. Qua ce ne dobbiamo andare. Qua ce ne stiamo andando. Mi dispiace per l'Ancient. Aspetta, forse posso fare qualcosa. Ho abbastanza mana per... No, andiamocene, basta. Sì. Speravo di riuscire a... cazzo fai, Pac, levati dai coglioni. E qua da stare inseguendo qualcuno a morire, passo è breve. Ah, ho fatto una cosa stupida. Cosa? Hai notato che c'erano due golem, ma sono comparse solo due cose? Sì. La Silver Edge ha spento la passiva ai golem. Che cosa autistica. Parecchio. Quindi ho farmato meno perché sono entrato lì da invisibile. Ho quasi finito il Daedalo comunque. Alla fine mi sono accorto che la Malevolence non mi serve. Questo Silencer gioca bene e mi posso... Per quanto mi serve, io ho deciso che prioritizzerò questo oggetto. Ok, invece... però le scarpe falle comunque. Sì, le faccio. Non è così stupido, andrà a forza eventualmente quell'uomo. Non inseguire troppo che agli amici. Ok, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Continua così. Continua così. Spenta la passiva. Ciao. Saluta gli amici a casa. C'erano troppe cose perché vi è stata in vita. Minca, te l'ho detto, la Silver Edge è il best item, cazzo. Invisibile e puoi spegnere le passive? Come? Clicca qui per scoprirlo. Capitano di Ciurma scopre il segreto per spegnere le passive e praticamente tu sei un coglione. Io però non ho mana, quindi fra poco uso il trucchetto del TP. As you wish. Ah! Full sail ahead. No, niente, sono un coglione. Cos'è avvenuto? Non avevo abbastanza mana per il TP. So you say. Se lo vi. Not yet. I change tack. Io gli ho preso il corriere. Mi ha fatto male vederlo succedere. Io non ho molto mana però, I'm not ready. Your
è morto malissimo comunque, perché uno dei nostri è sparito per le punte di... Ah, ok, lancia il apparition, mischino. Non ho mana. Stavo per dire, non abusate di cose che io non ho avuto. C'è un altro punto e qualcosa. No, pessima idea. Ma non sto facendo nulla. I change tacks. I. It's not time yet. Routine. By your company. Not yet. Comunque la crew non si infama, ragazzi. It's not time yet. Set my jib. Aspetta, ma sono già al 25. Ah, la Mida, giusto. Bella la Mida. Il fatto che ci sei stato più o meno per tutte le kill del team. Ho 20 assist. Tu c'eri un po' di più però, 22. Sì, ma perché con Spectre lo sai che praticamente ogni volta che premo R è uno assist. Cioè, un po' un giusto qui. As you wish. I go. Sono imperativo perché sono io il capitano e decido io, quindi. I'm not ready. Set my gear. Mia. Regeneration. I'm under attack. Ha! Gay! Let's! Ho fatto una cosa bellissima e ti dirò di più, l'ho filmata. Hai presente l'Eolo? Sì. Hai presente la mia hit? A quanto pare lui ha tirato l'Eolo al momento sbagliato perché sono riuscito a usare la mia hit nonostante il suo Eolo. E lui ha sprecato la ulti sul vuoto. Aspetta, cosa sta succedendo qua? Vado a salvare l'Ancient. Sì. Aspetta che sto cercando di salvare... un pover'uomo qua. Ecco, tu hai la passiva spenta, prima di tutto. Chiunque dica che Bristol e KOP non ha mai visto la Silver Edge. Ti unite anche può fare chiunque, tra l'altro. Cioè, magari su un support ci sta male, però in generale... un'altra regen, grazie! Non mindare se lo faccio. Facciamo attenzione che ci siamo solo noi due. Attento, Alex. Non overestendiamo. Ci sono notato. Ci sono cagati in mano, però basta. Oh, mi hanno fregato. La mi hanno fregato. Ho sbagliato tutto. Sono morto per i tuoi peccati. Lo so. È perché io ero lì con la hits, quindi potevo permettermi cazzate.
Ma still, non avrei dovuto comunque. Lo so, è andato tanto comunque bene. Perché per prendere me comunque sia sono tipo morti perché hanno usato tutte le risorse che avevano. Io adesso mi faccio il tarasco. E mo so cazzi. Come mi incurio adesso? Certo, 1 contro 5 non lo posso fare, però come mi incurio? Anche Azza ha capito. Anche Azza è un uomo di cultura. Questo Silence è ancora più un uomo di cultura, eh. Se l'ha fatto. Non posso arrivare più velocemente di così, però se mi date qui. Cosa ha fatto Silencer comunque? Non solo il fatto che abbia attaccato Silencer comunque è una cosa estremamente positiva per il semplice motivo che è counter di baseball back a priori. Io ho auto-attaccato per sbaglio un uomo ed è quasi morto. Appena il Tarasco è proca io torno nella fight. Pensa a fightare tu, ci penso io qua. Non ho bisogno di te. Non ho bisogno di te, Lex. Vabbè, io ho eliminato tutte e tre le torri comunque. Chi ha ucciso? Chi c'era lì, scusa? Com'è che ha ucciso l'Ancient, scusa? Dov'era l'Ancient? Nel posto più sbagliato in assoluto. Aspetta, non vorrei si facessero Roshan dopo. Comunque, so che la scelta di quell'item è piuttosto strana, però spero che nell'ottica di cosa sto cercando di fare ha senso. Cosa stai cercando di fare? Satanica. Sto cercando di diventare abbastanza grosso tale per cui non mi possono più fare niente. Mi piazzo in mezzo alla fight e resto lì. Come sospettavo, sono a far Roshan. Fortunatamente io sono qui. Posso disturbarli. Lo sanno adesso però. Venite a prendere me, non pensate a Roshan, venite da me. Ok, li ho distratti dal farsi Roshan, non lo vorranno più fare ora. Adesso è un bait loro Roshan, cioè loro vorranno farci entrare a noi, quindi fai attenzione. Perché loro non lo stanno più facendo. Invece. I'll drag your bleeding head along. Your middle tower has been taken fire. Radiant's courier has been killed. Run you through. Forse non hanno capito che se mi fanno male non ottengono niente e si fanno più male loro di me. Tutto secondo il set calculo, tutto secondo il set calculo.
Nota del traduttore: se Kaiku vuol dire piano. I'm not ready. Set my path, regeneration. Se hai un modo per andare all'interno della lane di su, forse è una cosa positiva, perché c'è già l'ancient lì. Io adesso vengo a fightare un po' con voi, intanto pusho mid. Cioè, in senso, pusho mid vuol dire che mi sto tirando tutto l'agro possibile. Che è successo? Let's... Mi senti? Mi sei frizzato il gioco? Sì, ti sento. Cosa mi stai vedendo fare? Disconnetterti. Cazzo, puoi mettere in pausa? Let's ce la fai a pausare? Sì. Cristo! Proprio in quel momento doveva frizzarmi il gioco. Dimmi se depausa. Però è andato tutto bene, non si... hanno depausato. Ok, io sto tornando a casa? Non ti preoccupare, sta andando, sì, stai tornando a casa tutto tranquillo, salvo, proprio non ti è successo proprio niente. Ah, domanda, Morphin l'ho preso con quel torrent? Non so. Ok, ok. So che Morphin al momento è vivo e anche Bristolback è vivo, allora, insomma, no. È tutto più o meno vivo qui. Però le loro baracche stanno andando giù come in proprio. Ok, ok. È ancora tutto a secondi piani. Il destino ci ha messo il vento contro le vele, ma noi ce ne fottiamo. È rutto. E dabbo anche. Dab. Allora, tipo, sono rimasti come dei coglioni il resto del nostro team di vicino e sono tipo morti tranne me. Ok, io sto... Aspetta, sono morti tutti del nostro team? Sì, tranne me. No, cazzo. E tu che sei all'interno della base, però loro hanno perso 4 baracche. Lo so, però è un problema. Metti che power pushano adesso, devo tornare il prima possibile in partita. Sono nel menu... Loro sono morti. Sono nel menu di Dota, comunque. Chi sono quelli vivi? Sono... Bristolback e Morphling? Morphling e Puck. Ok. Ok, ok. Cazzo... Poi di inseguirmi, convinto di poter fare che qualcosa. Poi se Morphling avesse avuto più punti qui sarebbe stato molto pericoloso. Poteva andare full agility, copiarmi, fare un Tidebringer enorme e poi tornare Morphling. Io sto tipo camminando via. Per prendere me si è voluto tutto il loro titolo. Che cosa è successo ad Ancient e Lays? Non si sa. Vabbè, io rimango in guardia. È tutto comunque estremamente tranquillo, non causerà problemi tutto ciò. So you say. My favorite customer. I'm not ready. Aspetta, si sono disconnessi mentre mi sono disconnesso anch'io? No, si sono disconnessi proprio adesso, per forza. Ok. Ti ricordi a che ora, cioè a che minuto mi sono fatto l'egida? No. Ok. Let's, forse adesso ti faccio comparire un bel cadavere. Guarda, eh. I go. No. Di poco. Sono più vicino adesso, puttana. Merda. Vattene via perché sei in un posto pericolosissimo. Ho l'egida, sono io il bait. Sì, ma sei solo. Non sono solo. Ho la mia stand. Ancient Apparition. Comunque avevo l'egida, quindi è come se fossi stato in due. Poi ho troppa vita, non... anche se si concentrano tutte le loro cose non ce la possono fare. Io ho finito la Super Vanguard. Bristolback, non mi interessi tu, non sono qua per te.
Non lo sto neanche guardando. Vai back out, sì, vai back out. GG. Il team nemico mi può ufficialmente succhiare le ghiandole renali. Bravi tutti. È giusto per ricordarli che il rank è solo un numero. Chissà quanto tiltano a vedere che li ha battuti un non rank. Un indefinito. Guarda, sicuramente tanto. Fammi commentare l'Ancient e Aix, che sono stati bravissimi. Yash è stato proprio... Cioè Aix ha avuto un inizio lento, si vede perché non era in solo, però poi ha recuperato tantissimo. Ce l'abbiamo vinta grazie a lui in parte. Se mi dai un secondo per andare in bagno ci Ok. GG. Andami.